Ragazzi, come ho sognato, come ho sognato. Qua abbiamo il tonno. Abbiamo il tonno. Se torna o non torna, io non lo so. Siccome è venuto mio re da tempo, dice Ignazio che sono andato a Mercatino e ho comprato questo tonno, vedi che tonno. Dice che fammelo puoi fare? La dolce. Allora lo faccio. La stavo qua e poi che tu vai a qui. E così ce la facciamo alla dolce. Opoliamolo un pochettino perché mi pare che fosse no tonno, che ci manco bene più. E allora, e mettiamo la padella sopra che prima si deve fare arrosciuto. Ah, è partito dal primo colpo, va. E allora, ci mettiamo la padella sopra e un filo di olio. Un filo di cera, un filo c'è, ma insomma, qualche due fila, tre fila. E ci mettiamo qua così. Ora, nel frattempo che si riscalda l'olio, si prende una cipolla per fare la croce, così, e la tagliamo più fina possibile, e mettete qua, così, così, vedete? Non c'è niente! Così. Tagliamo con la fina. Ecco qua. Non ce ne mettiamo tanta di cipolla. Questo va bene per quel tonno, così. Ecco qua. La padella è calda, così, no? Ci mettiamo il tonno, ci facciamo cuocere un pochettino il tonno e ci mettiamo un po' di sale, così. Ecco qua, un po' di sale perché questo tonno, ma non lo so se questo tonno ha più, o noi attaccare un po', se ce non mette a va, ma no, meglio di niente, va, uno mangia, parisce. E allora, adesso dobbiamo aspettare che si cuoce. E dopo vi faccio vedere, un passaggio. Accendiamo, accendiamo, capa! E allora, quando il tonno, se tonna, non lo so cos'è, vedete? È cotto, no? È quasi cotto. Spegniamo il fuoco e lo lasciamo qua. Prendiamo un'altra di padella, vedete? E facciamo riscaldare l'olio. Che qua noi facciamo la cipolla aglio dolce. E allora, qua c'è la cipolla e mettiamo la cipolla così, all'aglio dolce. E facciamo cuocere un pochettino la cipolla. Adesso appare tutta rosolata la cipolla, è cotta. Ci vediamo, adesso tambo. E ci vediamo dopo, dopo, dopo. Quando la cipolla è a questo punto, vedete? Bella agghianciata, rosolata, quasi cotta, così. Mettete il solato, mettete il solato. Ci mettiamo aceto. Dice, ma che aceto è? Aceto di vino, aceto, aceto. Aceto bianco o rosso, come che lo può, ma comunque è meglio bianco. Così. E ce lo mettiamo qua. Vedete? Così. Io metto questa di quantità. Se si spera l'acido che la prendi prima. E allora,
Io metto queste quantità. Guarda. Metto queste quantità per uno solo, che poi ce lo metto nella vaschetta e ci vanno a pizza. Hai soltanto messo la tappa! Un po' d'acqua perché con l'aceto posate se... Ecco qua, a questo punto ci dobbiamo mettere lo zucchero, perché dobbiamo fare algo dolce. Ora dice, ma quanto zucchero, ma quanto questo? Se a chi che piace troppo aspro, e c'è a chi che piace poco aspro, come che vi piace a voi. Ecco, vedete? E questo è uno. Dopo ci mettiamo ancora un po' di aceto perché è asciutto, così, e dopo ci mettiamo un po' di origano, così. La cotoce è pronto. Dobbiamo aspettare che si cuoce la cipolla, un po' di prezzemolo, così, no? Ecco qua. Un po' di prezzemolo, questo è la cotoce. Dipende come che piace, c'è a chi che piace più aspro e ci mette meno zucchero, c'è a chi piace poco aspro ci mette più zucchero. Queste sono cose che vi regalate voi. È un po' di mentuccia, di basilico, quello che avete, così. Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Guardate così, e lo buttiamo pure qua. Ora aspettiamo che finisce di cuocere e impiattiamo tutto. Acciutiamo. E ci vediamo dopo, dopo. Allora, il tonno l'abbiamo passato dove c'è la cipolla, che si prende un pochettino di sapore il tonno, no? E facciamo finire di cuocere sia la cipolla e sia il tonno. Casomai dovrebbe essere più secco la cipolla, che ancora che deve cuocere. Si allunga con un pochettino di brodo di pesce o di vegetale. Lì vede uno per un tonno che fa il brodo, ci mette un pochettino di acqua, un po' di pepe, ecco, e come mangiare, come mangiare, dove non si spia, chi sei, la maschera del piatto, non va andare, come mangiare, dove si spia, e un po' di pepe dalla signora Francesca, questa ce l'ha regalata, e il marito, non mi ricordo come che si chiama, come? Mettiamo i pepe così. Ecco. A questo punto aspettiamo un minuto che cuoce e dopo siamo pronti per impiattare. Alzo tavolo e ci vediamo dopo, dopo, dopo. E allora, a questo punto siamo pronti per impiattare. Ecco qua. E ci mettiamo qua. Allora, io nel frattempo, prima di impiattare, ci mettiamo l'occhiale, perché ormai la vecchiaia è andata avanti, non è che uno deve fare vedere che c'è il peggiore, che legge senza occhiale, ci vuole l'occhiale per legge, c'è pochi fa. Allora, voglio salutare questa signora, la signora Jessica Campagnolo, la signora Jessica Campagnolo, Franco Scalisi, dalla Francia, qualche giorno ci facciamo un piatto di francese, le lumache francese. E allora, poi salutami signor Mario da Malta, signor Mario da Malta,
con il nipote di Chiara Russo, nipote di Chiara Russo, e Rosalia Presti, e la signora Mino Caruso. Tante le salute a tutte e buon mare! Comunque, adesso possiamo impiattare qua così. Ecco, ora mi devo togliere gli occhiali per impiattare. Perché io so, io non lo so, oh, per il mente. Che cosa c'è? Non capisce niente. E mettiamo la goccia così sopra a tondo. Ora c'è a chi piace la goccia, c'è a chi piace con la menta, ma quello è un'altra cosa. Quello fa, ecco, un po' di sughetto per chi non ha bagnato pane. Quello con la menta e aglio è il tocco più grosso che si fa nei buchi, che si mette l'aglio, la menta, no? O sciroppo che si mette sulla graneta, mentuccia e si cuoce con la salsa. Piatto sempre il sematello, così, piatto sempre il sematello e un po' di prezzemolo, così, tanto per decorare il piatto. Dico io poi, se dovesse acchiappare, se dovesse acchiappare, un pochettino di olio così. Ecco. Piatto sempre si sciamatello, piatto sempre si sciamatello, così. Ecco. A questo punto, il tonno con l'ago dolce, a questo punto, il tonno con l'ago dolce è pronto e pesciato. Tanta salute, Rosso Ignazio.